Nuova puntata di Rapporto Casale con il vice sindaco di Caserta, che salutiamo e ringraziamo per l'ospitalità. Buongiorno. Buongiorno a voi. E allora partiamo subito, quasi monotematica la trasmissione di oggi, perché il motivo è dietro il vice sindaco, il carnevale a Caserta si farà, aggiungiamo noi, domenica 12 febbraio 2023. Allora, dalle 10 alle 13:30 piazza Vanvitelli, 1621 corso Trieste, secondo tratto. Stiamo leggendo un po' quella che è la locandina, ma vogliamo sapere di più e quindi ci racconti tutto. Intanto andiamo a preparare un carnevale che si era fermato praticamente nel 2020, il giorno prima, dove le prefetture d'Italia avrebbero emanato una circolare in cui vietavano tutti gli eventi. Un carnevale che era stato già pronto, preparato, sempre con la stessa associazione. Un carnevale che andiamo a ripetere quest'anno per la prima volta dopo la pandemia. L'apertura del carnevale, perché il 12 febbraio sarà l'apertura del carnevale. L'associazione Arca ci ha dato una piena disponibilità a titolo gratuito, saranno tra i 7 e i 9 carri, loro ne hanno a disposizione molti di più, ma per una questione logistica stiamo cercando di non, diciamo, creare eccessive difficoltà al piano traffico della città di Caserta per quando sarà una domenica. Si comincia con le 10 del mattino in piazza Vanvitelli, in un tratto interdetto, per capirci quel tratto che diciamo affaccia sul comune. Ci saranno 7 carri con animazione, coriandoli, bambini, musica, quindi saranno fermi. Ovviamente attenderemo tutti i bambini che potranno farsi foto, essere lì presenti con l'animazione, salire sui carri, insomma, avere una mattinata piacevole. Dopodiché, con una pausa pranzo, si comincerà alle 4 con una sfilata che partirà in città, quindi facendo un percorso che sarà prima via Ruggero, poi, via Le Cappiello, via Le Beneduce, scendendo fino a via Unità Italiana e ovviamente andando a dirigersi sul Corso Trieste. Il Corso Trieste, dove ci sarà una sosta di ben 9 carri, quindi due in più, considerate che ogni carro sono circa 10-12 metri, quindi stiamo parlando insomma di situazioni abbastanza 100 impegnative. metri praticamente, se sono Praticamente 9 saranno sì. 100 Quindi metri. andremo a occupare quasi tutto il lato dell'area ZTL del Corso Trieste fino al ridosso di Piazza Dante. Lì ci sarà un pomeriggio di festa dalle 16:00-16:30 fino alle 21:00, musica, animazione, coriandoli, tanta festa in strada con chiaramente la chiusura completa al traffico veicolare, grazie anche a quello che sarà l'ausilio della Polizia Municipale, e questo per noi sarà veramente un giorno di festa. Un carnevale che ritorna, ricordando anche dei carnevali precedenti che erano stati fatti da precedenti amministrazioni, in questo caso ritorna in maniera importante con questa organizzazione che è prettamente specifica e non sarà presente solo su Caserta, ma è un'associazione che lavora un anno per il carnevale e lo fa nei vari comuni della provincia come Capua, San Felice al Cancello, i comuni limitrofi, e ci ha dato questa possibilità, devo dire a titolo gratuito, io li ringrazio. Per noi è un'occasione d'oro, per loro è un prestigio presentarsi insomma nel comune capoluogo, e sono convinto che questo sarà un nuovo percorso che questa amministrazione porterà avanti negli anni, il carnevale. Senza dimenticare poi il 19 di febbraio, che è la domenica di carnevale, l'ultima domenica di carnevale, dove ci sarà il premio mascherina che sarà organizzato invece durante la mattina in piazza Vanvitelli, proprio al centro. E anche lì ci sarà un coinvolgimento di bambini per questo appunto premio a cui poi tutti invitiamo a partecipare. Insomma, la città di Caserta si presta a far rivivere il carnevale in città dopo il periodo pandemico. Senta, ci saranno degli eventi collaterali attaccati all'evento principale? Cioè, faccio un esempio, un qualcosa di street food, un qualcosa di situazioni magari extra a quello che è l'evento principale? No, per noi l'evento principale resta il carnevale, al momento questo è. Ovviamente per creare una ottima coordinazione di quello che lei ha appena detto, al di là del carnevale, domani in giunta portiamo una delibera sui grandi eventi del 2023, proprio perché riusciremo a mettere, grazie a questo avviso pubblico, che entro marzo ci darà la possibilità di avere un quadro chiaro del calendario eventi.
Sceglieremo noi con una commissione interna quali saranno gli eventi più meritevoli di dover essere non solo pubblicizzati ma realizzati in città e cercheremo di matchare, cioè di mettere insieme degli eventi e quindi creare un piano coordinativo in modo tale da, perché no, se si creano le condizioni, a mettere insieme più eventi che possano generare un unico grande evento. Quindi su questo chiaramente saremo operativi da qui a un mese. A proposito di eventi, domani, giovedì, al mezzogiorno, qui al comune ce ne sarà un altro con il cittadino casertano, già voglio dire, ufficializzato Oscar Schmidt, campione di basket della Juve Caserta, miglior cannoniere di tutti i tempi della storia della pallacanestro. Ma è un'altra giornata importantissima per la città di Caserta. Una l'è stata ieri, dove in rappresentanza del comune sono stato all'Istituto Mattei, dove sono venuti i registi insieme a Oscar, ma non solo, c'era Nando Gentile, c'era Tanevic, l'ex allenatore degli anni Ottanta, c'era il presidente Maggiò e tutta la dirigenza attuale della Juve Caserta, presenti per la presentazione del docufilm. Tutto inizia da quest'idea che è venuta di creare un docufilm che racconta quello che è il miracolo a Caserta che tutti conosciamo, ma soprattutto come è nato questo miracolo e come poi è proseguito nel corso degli anni, e soprattutto quello che ha generato nelle generazioni dell'epoca e nelle generazioni attuali che hanno vissuto anche se da piccoli questo evento. L'idea è quella di portare avanti questo ricordo, trasmetterlo anche alle nuove leve che non hanno mai vissuto, ma ne hanno solo sentito parlare, e soprattutto, come diceva bene il presidente Maggio ieri, non pensare sempre solo al passato, ma partire da uno storico passato a un grande presente e quindi a un grande rilancio che oggi il presidente Farinaro sta facendo con sacrificio, con tanta abnegazione, con tanto equilibrio, senza sbilanciarsi troppo, ma con convinzione di arrivare ai livelli che merita la Juve Caserta. E domani sarà un giorno importante perché Oscar verrà a trovarci in comune, verrà presentata la sua figurina, sarà un momento emozionante. Questa settimana sarà in città, mi dicono che forse domenica sarà anche al palazzetto alla partita, quindi la città è in subbuglio, ma è in subbuglio, insomma, in maniera positiva e quindi siamo felici che ritorna a casa il nostro cittadino onorario Oscar Schmidt. Tra l'altro Caserta è tornata a set cinematografico dopo l'Amica Geniale che si è svolto in una zona periferica della città, invece queste riprese sono state effettuate nel centro di Caserta, no? Nel centro di Caserta, non solo, ma Caserta chiaramente è protagonista di questo docufilm. E devo dire che Caserta è protagonista anche di molte serie televisive, anche in determinati passaggi. Lo abbiamo visto anche in altre serie televisive, non solo quella dell'Amica Geniale, anche Mare Fuori ha girato qualcosina a Caserta. Insomma, sta diventando una città con un forte appeal dal punto di vista cinematografico, non solo per la reggia, anche per quella che è la sua conformazione pianeggiante e le sue vie storiche. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi.